È molto facile che personaggi ambigui creino attorno a loro un alone di interesse ed ammirazione popolare. L'Austria occupava le quattro legazioni pontificie, Ravenna, Ferrara, Forlì e Bologna, tra il 1848 e il 1851, il breve periodo di attività della Banda del Passatore. Un governo pesante che limitava molto le attività dei contadini al di fuori del lavoro e delle funzioni religiose. A gestire l'ordine pubblico e a fare rispettare la legge, oltre ai soldati austriaci, c'erano carabinieri e guardie civiche, aiutati da ausiliari e volontari chiamati anche centurioni. Questi volontari erano spesso uomini senza scrupoli. Approfittavano della loro posizione privilegiata, potevano portare armi, operare sequestri di beni, per fare ricatti ed operare abusi di vario genere. Anche loro erano perciò temuti e mal tollerati dalla popolazione. Dall'altra parte c'erano i carbonari che, dopo la fallita rivoluzione del 1831, credevano ancora possibile l'instaurazione di uno Stato civile. Anche loro non andavano tanto per il sottile nel reclutare i patrioti, e questa lotta politica venne trascinata così in basso che persino veri e propri delinquenti, ladri ed assassini di professione, che infestavano le campagne di quel tempo, trovarono modo di apparire, qualche volta, come ribelli contro l'oppressione del governo e dei grandi proprietari italiani. Il mio nome è Girolamo Pelloni, soprachiamato Malandri. Mio padre, allorché viveva, si chiamava Andrea. Sono possidente e passatore della barca esistente nel tratto del fiume Lamone, detto Passo del Boncellino. Dopo questi anni posso con certezza assoluta affermare che vostro figlio Stefano è da ritenersi di indole ribelle e inadatto all'apprendimento. Pertanto vi comunico con sommo rammarico che non intendo proseguire oltre nell'inutile sforzo di far entrare il giudizio nella testa del benedetto ragazzo. 3 anni. Sono 3 anni che ti mando a scuola e scommetto che non sei neanche capace di leggere queste due pagine. E del maestro Biselli. Dice che è inutile perdere tempo con lui. Hanno cacciato. Come cacciato? Capisci almeno cosa vuol dire questa cosa? Allora, andiamo. Vorrei sapere cosa farai adesso. Distruirti non hai avuto voglia. Al passo non ci vuoi andare. Finirai in malora, come quel disgraziato di tuo fratello Matteo. Matteo non è un disgraziato. Sì, certo. Vedi che vita sta facendo in galera. Te ne accorgerai.
E ti pentirai di non essere diventato prete. Ci sono degli sbirri di là, dalla parte dei russi? No, non ho visto nessuno. Di culo? Sì, certo. Oh, questo sì che è un bravo compare. Le buone informazioni vanno sempre pagate. La vuoi una noce? L'enemico è una gran bella compagnia per tua nencola là. Vabbè, auf salut, malandri! Le zes vostro figlio malandro, eh? Cosa ti spartirti con quelli? Nulla. Ascolta, Stefano. Loro sono dei banditi, gente pericolosa, che finisce male. Stagli lontano. Andri! Allora, dai che dobbiamo andare là. Allora, Malandri, guardi mo, qui c'è il foglio della sua concessione. L'ho letta e non mi sembra che sia cambiato niente. Siete guardiano della sponda sinistra fino al muraglione, che avrà facoltà di assumere gente per la manutenzione degli argini. La paga è buona, 54 scudi e 72 baiocchi, quasi come il parroco, eh? Ci sarà lavoro per Stefano e Vincenzo, immagino. Già. È un buon momento per la vostra famiglia. Vincenzo è bravo, ma Stefano, quello è buono solo per l'osteria. Per ora fagli fare il caposquadra. Addirittura? Non so cos'altro pensare per appassionare al lavoro. Fra poco sarà un uomo e io non avrò più nessun controllo su di lui. Auguri, ma... Mi raccomando, Luigi, fate attenzione perché c'è della roba che fa gola e in giro ci sono tante brutte facce. Comunque, adesso andiamo dentro che vi faccio vedere. Schioppe come quelle, buona fede, ce le paga bene tessa di. Sono belle. Lo diciamo ai Bichon. Giuseppe mi ha raccontato che hanno sentito del trambusto e due schioppettate. Ma lui dov'era? Lui si era fermato a dormire al capanno dei forestieri. Torna a casa solo la domenica finché non si finisce il lavoro. E sta lei in Saking Sea? Se, è vera. Allora, mi ha detto che sono usciti quasi subito. Non c'è tanto da arrivare al magazzino. Ah no? Sì, il tempo di prendere un lume e infilarsi le scarpe, ma ormai il fatto era compiuto. Non hanno rubato gli attrezzi o i legni, ma le schioppe se le sono prese. Quelle sono soldi.
Lo credo bene. Luigi ci ha lavorato sodo per prenderle e gli facevano buono per fare la guardia. Sì, ma Luigi è uno che la sapria per sé. Qui hai ragione e fa bene. Tu cosa ne sai di sto fatto? So quello che sanno tutti. Vi ha detto che ti rubato la scioppa. Dove sono i tuoi compari Gessoli e Bichon? Eh? Li ho riconosciuti, sai, sono stati loro. E se c'entrano loro, c'entri anche tu. Cosa dici? Siti in Barieg? Questa è gente pericolosa, chissà quanto vendicativa. Dammi retta. Lascia perdere. Lascio perdere un accidente. Vi mando in galera tutti. Ma vecchia roba, oh. Sono stati loro. Vendente Luigi, lascia andare, va là. Sono sicuro che sono stati loro. Ma vecchia razza di bastardo, oh. Oh, Golfieri! Asso qua! Oh, comandegna! Mi hanno detto che hai bisogno del tuo amicone, è vero? Ti hanno detto bene. Bene, bene, sono contento. Ascolta, tu ce l'hai coi tambini, con Luigi in particolare, eh? Se ce l'ho con lui, li farei fuori tutti, e lui per primo. Quello vuole mandarmi in galera per due luride schioppe. È un bastardo. Vedi che è un bastardo. Io lo farei fuori. Ma non posso farlo di persona. Sospetterebbero tutti di me. Già. Potresti farlo tu per me, per noi. Già, ma come faccio? Penserò io a tutto. E ti darò anche due soldi. Assit con te, te mi semo. Vai, mettiti lì e fai come ti ho detto. Stasò. Ciò vuol cucalà? Oh, lavoratori, si fatica, eh? Noi sì. Lo so, lo so. Là a San Giacomo dei Rasponi. Lì ha fatto dei danni il fiume, vero? Sei venuto a portarmi la schioppa che mi hai rubato? Cosa? Hai capito benissimo. Dai, Luigi, basta con questa storia assurda. Hanno messo dentro Giazzole e Bissone per questo. Io, come vedi, sono qui. Tu dovresti stare là con loro. Luigi, vedo proprio che non vuoi capire. Io non me la prendo per questo. Assoluto. Ma guarda che razza di bastardo. Andiamo, dai. Crepa! Qui era Luciano, Mario, Antonio Verité, Piet Fasol, Francesco e suo fratello. Assegna proprio una bella compagnia. Eppure, ma t'ho da dire, calcher tanzeriva proprio bene. Allora, Pietro, portaci il successo. A se la fai una buda? Maria! La successa! Dai, dai, vai tu, io ti aspetto fuori. Le finie che becque! Ci vuole il vino! Caniere vuoto? C'è poca roba adesso. Ne ho visto tanti di canieri vuoti. È colpa del caldo. Signori, che si beve oggi? Oh, Taroni! Il
pesca che fa si trova un carabiniere qua dentro che in caserma, Allora? Vi mando in galera tutti! Magari! Taroni! Vieni qui che te lo do io il vino buono! Fermo! Fermi! Questa è la successa. Seduti buoni, fermi! Taroni, cosa è successo? Oh! Attenti! Giriamolo piano, attenzione, ferito. Via! Montanari! Ehi, stai calmo, sono io. E se era un altro a quest'ora, chissà dove eri. A vederti non si direbbe che hai appena ucciso due sbirri. Come l'hai saputo? Vengo dal Frossine, la gente ne parla, ti hanno riconosciuto, sai. Ma di un po', non ero in galera. Ma in galera non t'hai presa. Uccidere due guardie tra tanta gente che ti conosce? Altro che lavori forzati! Montanari, lo so, porca puttana! E non posso andare a Boncellino. Ho bisogno di stare qui per un po'. Tutto si può. Vigliac, ciap! E tu de cas. Come vuoi. Tenebrea da vi furie, ci belle criv. Ma han detto che avete venduto bene al mercato. Dai, Nisò, dai. Non sparate che scendo. Thank you.
Allora? Andiamo bene! Adesso puoi andare. Ma se fa così? Contentati di andare via con le tue gambe. Sì, 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 grazie. I calese... Dai, via, 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 vai, vai! Spero che il viaggio non sia stato di gran disagio, signor capitano. Non posso lamentarmi, monsignore. E comunque non dimentico che sono un soldato. Ed un ottimo stratega, a quanto mi hanno riferito. E bontà vostra. Non siate modesto. Il compito che intendo affidarvi, capitano Zambelli, è ben delicato e molto importante. Ma avrete modo di trarne le dovute soddisfazioni se sarete all'altezza della situazione. Sono a vostra disposizione, monsignore. Il brigantaggio è la piaga che dovrete sanare, e in particolar modo la banda del bandito Pelloni. Non vi nascondo, capitano, che già l'esercito austriaco non ha ottenuto sinora che sporadici arresti di banditi, peraltro di secondaria importanza. Trovano ostilità tra i contadini, non conoscono queste campagne e la loro protezione è molto pericolosa. Comprendo. Formalmente risponderete al maggior Allai, ma in pratica vi concedo la più ampia autonomia con un gruppo scelto di gendarmi che utilizzerete come meglio riterrete opportuno. Per liberarci finalmente dall'imbarazzo del bandito Pelloni. Avete ottenuto grandi riconoscimenti nelle Marche, capitano. Mi auguro che sia lo stesso qui da noi, in Romagna. Grazie, monsignore. Spero di non deludervi. Dice che si può fare giovedì l'invasione. Mm. Ci saranno solo 3 sbirri in casino. C'è anche la lista dei signori da svaligiare. Sì, ma che nomi buoni. Da farci 10.000 scudi. Oh, ci farò! Bene. Ma c'è da fidarsi di un civico. Potete stare tranquilli. Quello è uno che si è mezzo rovinato con la bassetta. Io gli ho promesso che lui avrà la sua parte. Lui deve solo scegliere tra gli scudi e una coltellata in pancia. È quella. Non lo fai. Maria! Fagli sapere che va bene. Ci deve essere anche lui però. Lo voglio vicino. Partiremo da qui prima che faccia buio. Soldati, ferma! Ehi!
Ehi, di guardia! Apri il portone! Aprite, presto! Siamo alla forza! Chi è? Ragazzo, sei tu il custode? No, signore! È mio padre! Ma ora non c'è! L'hanno chiamato per un bisogno! Hai le chiavi, vero? Sì, certo! E allora apri! Ma... nessuno mi ha parlato del vostro arrivo! Veniamo da Imola! Siamo diretti a Cotignola! Ci siamo imbattuti in un gruppo di banditi che ci hanno fatto attardare! Dai, apri, siamo stanchi! E abbiamo due prigionieri da rinchiudere! Va bene, arrivo! Vieni qua, Tabac! Azzate con un recce? Ragazzo, da bravo! Quanti soldati ci sono in caserma? Sono in quattro, ma uno si è dato malato. Bravo! Adesso andai a trovare. Sono tutti lì che si fanno una giocata. Qui bastiamo noi tre. Me già solo domandò. Voi aspettateci alla piazza. Questa qui, guarda, è quella che vince. Sembrai. Vince il tre. Se ne porta. No, fermati. Né questa. Tu cosa? Quella niente. Questa era la premme. Questa era la sgonda. Chi è? Sono Francesco, il figlio del guardiano. Che vuoi, ragazzo? Ho un'importante cosa da riferire. Torna domani, torna. È importante, vi dico. Senti, va a vedere cosa ha fatto, sennò ci butta giù la porta. La giocata è finita. C'è qualcuno? Come c'è qualcuno? Chi è là? Chi è là fuori? Vi conviene chiudere bene le finestre perché qui tira una brutta aria. Aprite, presto! Siamo alla forza! Sto arrivando, cosa succede? Un attimo, arrivo! Venga fuori! Ma come, brigadiere? Venga fuori! Ma che succede? Stiamo cercando dei banditi. Banditi a casa mia? Certo, le posso assicurare che qui è pieno di banditi. Ehi, non dirvole! Oh! Sì.
Signori, io lo facevo solo per il vostro interesse, perché lo spettacolo ormai è arrivato all'intervallo. Ah, sì. Gentile pubblico, mentre il maestro Antonio Traversi e i suoi bravissimi attori si preparano per il secondo atto, noi accompagneremo la grande cantante Lidia Magani in una celebre aria del maestro Gioacchino Rossini, tratta dal suo lavoro La Cenerentola. Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato. Chi sviluppa più inviluppa, chi più sgruppa più raggruppa, ed intanto la mia testa vola, vola e poi s'arresta e tenton per l'aria oscura e comincio a Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato. Chi sviluppa più inviluppa, chi più sgruppa più raggruppa, ed intanto la mia testa vola, vola e poi s'arresta, bottenton per l'aria oscura e comincio a delirare. Voi, sulle braccia! Stai fermo lì! Bonale, prendi il fucile. No. Dai, avanti, sul palco! Dai, svelti! Beh, sa fai? Dai qua, boia! Ascoltatemi bene tutti! Posso anche sbudellarvi se non fate quello che dico! Oh! Segno e capì? No! Non potete farlo! E voi fate qualcosa! Già, ha ragione, portateci da bere! Chi è sto boia? Sono il conte Raffaele Brigatti, è il presidente municipale. Volete impedirmelo voi, signor presidente municipale? Volete capirlo o no che qui adesso comando io? Tanto a te non stava bene. Ciap, chiamali giù. State in piedi, conte, perché il vostro nome su questo pezzo di carta c'è di sicuro. E voi suonate, che inizia la festa. Andiamo su. Il capitano Zambelli, monsignore. Venite avanti, capitano. Buongiorno, monsignore. Buongiorno, capitano. Vi ringrazio di essere venuto con tale sollecitudine.
Dovere, monsignore. I vostri ultimi rapporti, capitano, parlavano dei progressi fatti nella lotta contro i banditi. Esattamente. Gli ultimi fatti di Forlimpopoli sembrano però non darvi ragione. Mi aspettavo questa chiamata. Cercherò di esporvi con sufficiente chiarezza il mio modo di agire. Vi ascolto. Sedete. Le bande dei briganti romagnole e quella del passatore in testa non hanno un'organizzazione come quella del sud. Non sono completamente alla latitanza. Attorno ad un gruppo centrale di elementi fissi, peraltro anche questo molto variabile, si aggregano i più svariati elementi in occasioni di colpi e di azioni losche. Una tale massa di delinquenti troverà difficoltà a passare inosservata e a nascondersi. Ne convengo, monsignore. Il fatto è che la banda, dopo il misfatto, si scioglie per ricomporsi al colpo successivo. Sono protetti non tanto dalla macchia, come si suol dire, ma da una vasta rete di informatori, ricettatori, e queste complicità affondano le radici ovunque, tra i notabili, carabinieri, civica e, mi spiace a dirlo, anche tra il clero. È questa rete di complicità che stiamo per il momento colpendo. Abbiamo trovato nascondigli, catturato ricettatori e ora i complici ci forniscono informazioni per togliere altra terra attorno a queste radici. Avete ragione, monsignore, il fatto di Forlimpopoli è molto grave, ma credetemi, è solo un gesto disperato di gente allo sbando. Spero che abbiate ragione, capitano. Sera del 9 maggio andante, venni condotto da uno sconosciuto presso la casa dei Morigi, in Villa Franca, nel territorio faentino. Nel cortile della casa erano accampati non meno di 60 uomini, con vari cavalli. Entrato in casa, in uno stanzone spoglio, trovai alcuni uomini armati, seduti a fianco di un tavolo. Chiesi allora ove fosse il malato. Chi ha bisogno delle mie cure? Su me, tutto. Avete sempre la voce così bassa? Adesso di più. C'è febbre? Siete ferito? No, do spasimi in gola. Non sopporto la luce. Adesso vi do un'occhiata. Mi fate la luce per favore. Sì. Aprite la bocca. Ci sono ulcere scoriate. Le avete anche in altre parti del corpo? Sì. Sì. Ce l'ho anche nell'uccello. Ma queste non te le faccio vedere. E lui è Venerea, ne siete a conoscenza? Sarà il regalo di una puttana. Cos'è? Ci sono fogli come questi ovunque.
C'è anche il tuo nome. Vali 100 scudi. E allora? Vi conoscono. Conoscono i vostri spostamenti in Toscana. Giacomo, le cose sono cambiate. La gente non si fida più ad aiutarvi. Anche la Pina mi ha fatto capire che se puoi trovare un'altra sistemazione. Ma anche gli austriaci prima ci mettevano al muro. Sì, ma loro non fanno domande. Non capiscono quello che dicono le spie. Sono come una disgrazia. Può capitare a uno, a due, ma non a tutti. Zambelli invece fa dei patti e li mantiene. Che patti? Se hai delle informazioni buone per prendere qualcuno che conta, ti salva la vita. E dopo pochi anni di galera ti lascia libero con i soldi della taglia. Dovrei fare la spia? Vedrai che anche i tuoi compagni, se messi alle strette, non ci penseranno due volte ad accettare la proposta. Devi fare presto, o non avrai più nulla da offrire in cambio della vita. Dove sono ora? Da Grottolano, a festeggiare il carnevale. Vieni qua. Bella qua. Devo... Brindo. Sì. All'Ortolano. 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 Poi quando è un po' brusio. Ah, io mangiamo. Di so, quanto avete fatto a Forlimpopoli? Chiedilo Stefano. Te di scudi, ti deve interessare quelli che buschi per la cena, che sono anche tanti. Per forza, mangiate come un esercito. Per forza, siamo un esercito. Un esercito di maiali siete. Saluti al maiale. Farina, Safet! Ma che ci fai ancora qui? Sei matto? Non erano i patti che saresti rimasto qui? I patti sono cambiati. Sei da solo? Cazzo ne so. Dovevate andare da Ghiselli a dormire. Che diavolo succede? Farina, il fucile. Cosa succede? A Sorvini, sono rovinato. Mi è chiuso, stai attento di guardia. Cazzo. Aprite, è la forza, aprite. Minguzzi? Ah!
Non vi siete ancora levato a quest'ora del mattino, Minguzzi? Ho lavorato molto ieri sera, ho fatto tardi. Avete avuto ospiti, vedo. Sì, vecchi amici. Abbiamo festeggiato il carnevale e per questo mi sono alzato un po' tardi. Diamo un'occhiata alla casa, non vi dispiace? Ma per quale motivo? Ho motivo di credere che qui si dia rifugio a gente di malaffare. Ma cosa dite? Qui, a casa mia? No, no, siete stato mal informato. Vedremo. Fate pure, è vostro dovere. Sapete cosa fare? Sì, capitano. È la vostra famiglia? No, no, non sono sposato. È una povera vedova che mi aiuta con sua figlia. Dai, Ines, porta un bicchiere al capitano. Minguzzi. Antonio Farina, piedi! Sono il capitano Zambelli e il nostro vescovo Monsignore Gaetano Bedini mi ha concesso pieni poteri per riportare l'ordine qui in Romagna. Sarò molto chiaro con voi. Solo con una precisa e ampia confessione potrete salvare la vita.
e dopo aver scontato una pena detentiva, diciamo 7-8 anni, deciderò in seguito, sarete libero e con un po' di scudi in tasca. Voglio le informazioni su chi vi aiuta, qui e in Toscana. Volete farmi diventare un traditore? Sarete un traditore, ma vivo. E questo ha la sua importanza anche per un malvivente come voi, non credete? Bene, cominciamo. Svenì, e campe bai con i miei occhi in sti tape di miseria? Sì, certo. E adesso vuoi farci dormire in mezzo al letame? Hai visto che fine ha fatto l'ortolano? Se ti trovo nella stalla posso sempre dire che non sapevo niente. Quello è morto per colpa di Giuda come te. Ti fanno gola gli scudi della taglia sulla mia testa. Ma cosa dici? Dai, basta che così l'ammazzi. Va bene, va bene. Allora adesso vacci a prendere da mangiare. E domani acqua e panni puliti, che questa puzza me la voglio togliere di dosso. E capì? Va bene. Pano da caccia.